nostre scuole hanno la fortuna di essere insediate in questo antico e bellissimo convento, ricco di storia e di cultura. Proprio per questo abbiamo deciso di sceglierlo come monumento da adottare. Speriamo in questo modo di farlo scoprire al resto dell'Italia, che è ricca, anche nelle piccole città come Chieri, di arte, storia e cultura che vale la pena far conoscere e tutelare. Il convento e la chiesa risalgono al secolo XVII. I filippini vissero nel convento sino alla soppressione napoleonica nel 1801. Successivamente, nel 1829, divenne seminario arcivescovile e tra il 1835 e il 1841 ospitò il giovane Giovanni Bosco, futuro fondatore dell'Opera Salesiana, nei suoi studi di preparazione al sacerdozio. Proprio in questi corridoi ebbe luogo un fatto, ricordato con una lapide posta dall'allora Cardinal Fossati, che segnò profondamente la vita del giovane Giovanni Bosco. La notte tra il 3 e il 4 aprile 1839, lo stesso giorno della sepoltura del suo amico e collega 22enne Luigi Comollo, Giovanni Bosco sentì un rumore proveniente dal corridoio, rumore che, avvicinandosi, svegliò l'intera camerata. Dopo che la porta venne spalancata, tutti videro una luce fatta di molti colori e si sentì la voce di Comollo dire: «Bosco, Bosco, Bosco, io sono salvo!» Rispettando così la promessa che i due amici avevano stipulato, e cioè che il primo che fosse morto avrebbe portato all'altro la notizia della propria salvezza. I resti del beato Luigi Comollo sono sepolti sotto l'altar maggiore della chiesa, attiguo al convento. Intitolata alla Beata Vergine Immacolata e al Beato Filippo Neri, la chiesa dei preti dell'oratorio di San Filippo Neri, o Filippini, fu edificata tra il 19 ottobre 1664 e il 1673. Progettata dal luganese Antonio Bettino, la chiesa si presenta ad una sola navata, con pianta rettangolare e volta a botte. Le due pareti laterali dell'aula sono scandite da una serie di colonne con capitelli corinzi che sostengono un cornicione decorato con stucchi. Nel 1757 Giuseppe Antonio Riva eseguì i confessionali. Nel 1759 l'architetto Mario Ludovico Quarini fu incaricato di progettare la facciata, decorata nello stesso anno con 6 statue di Francesco Mambrini da Varese e con i capitelli a stucco di Battista Longhi. Contigua all'omonima chiesa e adiacente al convento sorge l'oratorio di San Filippo, a lungo lasciato in stato di abbandono, che avrebbe bisogno di urgenti interventi di ristrutturazione e restauro. Ora in gestione al Consorzio San Luca per l'Arte e il Restauro di Torino, il quale ne sta curando un progetto di recupero che si spera, grazie anche all'aiuto di privati, possa farlo ritornare al suo primitivo splendore. Speriamo che anche questo nostro piccolo contributo possa essere di supporto al progetto.